Lavinia Mancini, genitore, movimento priorità alla scuola. Siete in piazza, in piena zona rossa. Non avete paura dei contagi? No, perché siamo in piazza nel rispetto delle regole. Il contagio si evita se si rispettano le regole, quindi con il distanziamento. Ma siamo in piazza soprattutto perché crediamo fortemente nel senso di questa manifestazione. Io sono un genitore molto arrabbiato, molto deluso per quello che mio figlio sta vivendo a casa ormai da un anno o a scuola in maniera sempre irregolare. Il danno che stiamo provocando a lui, come a tutti quelli che appartengono alla sua generazione, è un danno certo, grave, e non stiamo ricevendo risposte. Ma non teme per il contagio di suo figlio? E la scuola è un luogo sicuro, l'esperienza finora vissuta mi porta a rispondere no, non ho paura alla sua domanda, proprio perché nel rispetto delle regole che esistono il timore non può esserci. Piuttosto ho paura invece di vederlo in casa, di vederlo di fronte a un computer, di leggere i dati che quotidianamente ci sono ed sono facilmente accessibili sulla dispersione scolastica, sull'incremento della depressione tra i ragazzi. Questo mi fa paura, non il fatto di mandare mio figlio a scuola. Ma se l'ipotesi contagio non è così alta e lei non la teme, perché dovrebbero chiudere le scuole come edifici e costringere alla didattica a distanza? Questa è una buona domanda che penso non debba rivolgere a me, perché i dati ci dicono che non è lì il pericolo. Quello che è pericoloso è continuare a passare i nostri ragazzi dentro casa. Stiamo rubando la loro vita e io provo dell'imbarazzo verso queste generazioni, ed è il motivo per cui sono qua, perché chiedo che la scuola affettuosa di cui parli il ministro riaprano le scuole superiori subito. La delusione di ieri di leggere il provvedimento, perlomeno l'annunciato provvedimento del nostro presidente Zingaretti, è stata tanta e mi ha fatto precipitare qua, perché io voglio che mio figlio possa esercitare il suo diritto all'istruzione, alla socialità, anche la socialità e salute.